Allora, eccoci di nuovo per un altro incontro. Speriamo che poi alla fine il rospetto incoronato, come l'ho chiamato prima nella chat, ci consenta di vederci dal vivo. Intanto cerchiamo di fare del nostro meglio se non altro per non cedere a un brutto rospetto incoronato. Non ritorno sull'argomento del corso di quest'anno, che sono le zone di transizione tra il dentro e fuori, fuori dalle porte e dentro le porte, e le strade di avvicinamento a Roma. E, come al solito, la prima diapositiva che vedrete ancora parecchie volte quest'anno è quella di La Fréry del 1575, che illustra il giro delle sette chiese. Tutte le immagini più piccole sono prese dalla mappa di Eufrosino della Volpaia e sono mostrati tutti i pezzetti di territorio che più o meno ci interesseranno, di cui ci interesseremo nel corso delle lezioni di quest'anno. Cominciamo come al solito con un sonetto. E, come vedrete, è un sonetto abbastanza in tema e non è l'unico che leggeremo oggi, e riguarda Er Collera Moribus. Per chi non era presente alle prime lezioni, Belli ha scritto, tra i 2200 sonetti, ne ha scritti un 34, se non sbaglio, dedicati a un'epidemia di colera che in quegli anni, intorno al 1830, imperversava in Europa. È stata un'epidemia tremenda, il termine più esatto è pandemia, è cominciata in India intorno al 1815, qualcosa del genere, e si è propagata a tutta l'Asia, vi ricorda qualcosa? Poi ha raggiunto l'Africa, poi ha raggiunto le Americhe, poi è arrivata in Europa attraverso la Russia. Quindi c'era una grande timore, grande agitazione per questo, per quello che stava succedendo. E questa serie di sonetti racconta un po', alla maniera di Belli, naturalmente, sempre con ironia, ma in maniera molto accurata, quello che stava succedendo in particolare a Roma. Allora, questo è il ventesimo della serie di sonetti. Poi forse potrebbe essere carino leggerli tutti, perché rispetto al resto dell'opera di Belli, questo è un gruppo di sonetti tutti collegati tra loro, in cui c'è un legame tra quello che viene prima e quello che viene dopo. Se vi ricordate un po' quello che succede nei testi di Pascarella che abbiamo letto. Belli invece ha scritto i sonetti in modo che fossero tutti autosufficienti, però in questo caso non è esattamente così. Sono 34 sonetti sul tema del colera, sul tema di quella pan della pandemia che c'era allora. E vabbè, ascoltiamo. Già è scartato il rimedio del boietto. Adesso tutto il gran preservativo consiste in un tantin d'argento vivo, drento una penna che si porta in petto. Allora, siccome è un po' complicato, vi spiego quartina per quartina. Allora, il boietto è un medico francese che si chiama Boyer, ma naturalmente, come sapete, a Roma i nomi si storpiano e Belli è un maestro in questo, è diventato Boietto. Questo boietto interpretava il colera come un verme, per cui somministrava una cura a base di un'alga, la corallina, che aveva proprietà vermifughe. Quindi per un po' è andata di gran moda, non so se vi ricorda qualcosa. Quindi, però questo rimedio non è andato bene e adesso il rimedio che va di gran moda non è la varecchina, come ha detto qualcuno, ma è un argento vivo, sarebbe mercurio, che si porta in un contenitore sul petto. Quindi questa è la prima quartina. C'è però chi lo giudica nocivo. E al figlio del padrone del giacchetto, un medico gnobatico gli ha detto che può offendere il sistema indigestivo. Allora, c'è però chi non è d'accordo, come ben sappiamo, che ognuno diventa
virologo, medico di medici di medico di varie estrazione, quindi al figlio del padrone del giacchetto, il giacchetto è il servitore, quindi al figlio del padrone del servitore, un medico gnobatico. Allora, questo è un termine inusuale, perché sarebbe un medico omeopatico. Se vi ricordate, l'anno scorso ne abbiamo letti due di sonetti dedicati alla medicina piommatica, qua è diventato gnobatico. È interessante, ma non so da dove è venuto questo termine, se è semplicemente una storpiatura di Belli o c'ha alle spalle qualcosa di più solido. Gli ha detto che può essere pericoloso per il sistema digestivo. È che il vero segreto che se trovo è applicarsi allo stomaco de fora un cordoncino con baiocco nuovo. Il rimedio è assai gomito, ma intanto bisognerebbe sapere sta cosa ancora. Si ha da toccare la pelle, si ha da toccare la pelle o l'arma o il santo. Allora adesso vi spiego le due terzine, che come al solito sono quelle più graffianti. Adesso si è finalmente trovato un altro sistema ancora più popolare di quelli precedenti, e quindi è quello che si appende a un cordoncino, un baiocco nuovo, e si applica sullo stomaco, cioè si appende al collo in modo che tocchi lo stomaco. E la conclusione è: il rimedio è assai comodo, ma intanto sarebbe necessario avere quest'ulteriore precisazione: se a toccare la pelle dello stomaco deve essere l'arma o il santo, cioè se il retro o il verso della moneta. E qui diventa surreale il sonetto, ma io non so, ci ritrovo molte delle cose che stiamo vivendo. Naturalmente non c'era la televisione, non c'erano i social, però mi sembra che più o meno la situazione avesse parecchi punti di contatto con quella che stiamo vivendo. Allora, questo è il primo dei sonetti che leggeremo oggi, dedicato al collera moribus. Sarebbe morbus, naturalmente. Collera, il colera, moribus e morbus. Ne leggeremo un altro più avanti. Adesso, a questo punto, possiamo entrare nel vivo della presentazione. Questa è una presentazione, non è una passeggiata, per cui sono ricomparse la medicina e un po' di pillole di Romanesco, e dopodiché nella presentazione discuteremo di tre strade: la via Nomentana, la via Tiburtina e la via Prenestina. Diciamo che ho genericamente raggruppato nelle strade del quadrante est, anche se non è esattamente est, comunque sono accomunate da alcune caratteristiche comuni, per questo l'ho messa insieme. Allora, innanzitutto, prima il dovere, quindi le preposizioni in romanesco. È brevissimo, non vi preoccupate, la prossima volta invece cominceremo a vedere come si coniugano i verbi, sarà un po' più complicato, però diciamo che in romanesco le preposizioni sono esattamente quelle dell'italiano, con qualche piccola variante ortografica più che altro. In particolare le preposizioni sono a, de, da, in, co, pe, su, che a volte vengono unite insieme con l'articolo singolare, quindi avrete sicuramente sentito ar, der, dar, ner, cor, stanno con al, del, dal, nel, con il, eccetera, eccetera. Le preposizioni invece composte di solito sono formate da due parole separate, la preposizione e l'articolo, alla, dello, dall'i, e le troverete spesso, provate questo esercizio nel leggere i sonetti, poi queste regole, da regole astratte, diventano modo di parlare. La preposizione de fa cadere la vocale nella parola che la precede, quindi a son de botte, a fin de bene, un par de schiaffi, sono espressioni che sono ancora presenti nel romanesco che si parla ogni tanto a Roma. E poi la preposizione in
che si usa in modo un po' particolare, intermezzo della piazza, in nero più bello. Questo pure è un, diciamo, una costruzione che vedrete spesso. E infine una cosa che proprio è tipica del romanesco, che è presente anche in italiano a volte, però il romanesco è quasi istituzionalizzata, tra virgolette, cioè la preposizione a, che è prefissa ai verbi che iniziano per consonante. Quindi badà diventa a badà, dannasse diventa a dannasse, liscià diventa a liscià, e così via. Vabbè, adesso col romanesco direi che abbiamo finito. La prossima volta magari cominciamo a vedere invece le coniugazioni dei verbi, soprattutto dei verbi ausiliari, che sono un po' più complicate e forse più mettono insieme tutte queste nozioni sparse che vi ho dato. Adesso l'altro tema della giornata è la medicina, lo è già stato nei giorni scorsi, e oggi continuiamo con la medicina vista in maniera un po' più ufficiale, nel senso che la medicina che smette di essere ciarlataneria e comincia a diventare una scienza. Quindi siamo in una fase di transizione all'inizio del 1800, in cui convive la medicina popolare, convive la ciarlataneria, convive con i rimedi più o meno superstiziosi, popolari, casalinghi, e cominciano a sorgere dei veri ospedali con dei medici che applicano le regole che via via emergono dalla conoscenza del funzionamento del corpo umano e delle sue patologie. Quindi pensate che per esempio nel 1798 appaiono le prime vaccinazioni, in particolare quella contro il vaiolo. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo letto un sonetto che metteva in evidenza come nel momento della restaurazione alcuni papi, soprattutto Leone XII, cercarono in qualche modo, non di vietarla perché non sarebbe esatto dirlo, ma comunque cercarono di non renderla obbligatoria, e il sonetto che abbiamo letto metteva in evidenza proprio questo atteggiamento della gente che non voleva essere vaccinata, obbligata alla vaccinazione. Questo è... Il vaiolo era una malattia molto seria, non era uno scherzo. Morivano decine di migliaia di persone ogni anno. E vabbè, niente, questo ve lo racconto semplicemente per vedere come poi alla fine pochissimo cambia nel corso dei secoli e degli anni. Nel 1810 compare il concetto di medicina omeopatica e soprattutto cominciano a consolidarsi i concetti di sepsi, di disinfezione, si inizia a prestare attenzione all'igiene in chirurgia e durante i parti. Comunque, come vedremo leggendo un sonetto, in ogni caso gli standard delle sale operatorie non erano proprio il massimo. No, qualcosa è migliorato adesso, ma allora, che si era nel momento di transizione, insomma, cioè, ci sarebbe qualcosa da dire. Comunque andiamo avanti. Una cosa che non ho detto, di cui abbiamo parlato tante volte, è che Roma aveva una struttura ospedaliera tutto sommato di buon livello. C'erano ormai dei grandi ospedali, alcuni esistono tuttora, altri sono scomparsi da poco, ma insomma comunque c'era una struttura sanitaria che serviva anche a far fronte all'afflusso continuo di pellegrini, insomma rispettabile sicuramente. Allora, il primo sonetto che vi leggo, che abbiamo già letto nel corso di qualche passeggiata, comunque qua ci stava bene, sono gli ospedali di Roma. Qua avemo sei spedali e tutti grandi, che ci sei medicato e stai benone. Si trovi qualcuno che te scanni, c'hai l'ospedal della consolazione. C'hai San Giacomo senza che t'affanni, si guadagnassi mai qualche bubone. C'è San Spirito e poi San Giovanni che cura malattie d'ogni fazione. C'hai la Digna, te via San Gallicano, dove te tagliano a uffa i capelli meglio de Rondinella e il Babilano.
Finalmente ci sono i Bonfratelli, ma qui non può appizzarci ogni cristiano. Questo non è spedar da poverelli. Allora, è abbastanza semplice come struttura, comunque qualche spiegazione ci vuole. Innanzitutto il primo ospedale che viene citato è quello della Consolazione, che rivedremo citato nel prossimo sonetto. È un ospedale che stava sotto il Campidoglio, adesso c'è il comando dei vigili urbani, ed era specializzato per le ferite da coltello soprattutto. Per i traumi in generale, ma per le ferite da coltello in particolare, perché Roma non era una città tranquilla, specialmente nelle osterie, ma non solo, le coltellate volavano, quindi c'erano dei bravi chirurghi in grado di far fronte a questo tipo di incidenti, chiamiamoli così. Poi cita San Giacomo, quello che è al corso, che era specializzato per le malattie venere, in particolare per la sifilide. Poi Santo Spirito e San Giovanni, c'era il San Gallicano che si occupava invece delle malattie di tipo dermatologiche, e poi c'erano i Fate Bene Fratelli, i Bon Fratelli. Il sonetto finisce dicendo che qua non ci possono entrare tutti, a differenza degli altri che erano gratuiti, perché si pagava una specie di retta. C'è da dire che poi in effetti pure lo dice Belli nella nota, si poteva avere comunque un letto gratis, perché c'erano le famiglie, alcune famiglie ricche, nobili, che come si usava in chiesa quei banchi, c'erano uno ius patronato sui letti, quindi offrivano dei letti gratis pagandone le spese. Il secondo sonetto invece, che vi volevo leggere, riguarda proprio l'ospedale della Consolazione. È un fattaccio di coltello successo all'osteria, poi vedremo esattamente dove. E mo ve lo racconto, perché è interessante, perché racconta, dice dove è successo il fatto, dice qual è stata la causa del fattaccio, e poi dice come il chirurgo Trasmondi, che era un chirurgo famosissimo dell'ospedale della Consolazione, ha operato per curare il ferito. La sera che dall'oste al mascherone pedampizzi con culo a Crementina, andai in sedia papale in quarantina all'ospedar della Consolazione. Er sor Stramonni, che me visitonne, quelli tu sgraffi d'eredo alla schina. Fece, accidenti, qua se va in cantina, deve essere stato uno stocco bugiarone. Poi, a bocca sotto, steso men sul letto, cominciò un bucio a frigge, e attura, sfiatava per Dio come un soffietto. Insomma, nel frattempo della cura non poteva stare acceso il moccoletto. Eppure, eccomi qua, niente paura. Allora, la prima quartina è abbastanza chiara. È andato in un'osteria al Mascherone, probabilmente a via del Mascherone, adesso vedremo dove sta, ha dato un pizzico in culo a Clementina e la cosa è finita male, non è stata gradita evidentemente, e si è beccata una coltellata e l'hanno portato dove? All'ospedale della Consolazione, dove questo famoso chirurgo Trasmondi l'ha visitato. Lui minimizza, non il chirurgo, il ferito, due graffi dietro alla schiena. In realtà era una ferita molto profonda, perché l'ha steso sul letto e cominciò a suturare in qualche modo questa ferita. Era una ferita ai polmoni, per cui ogni volta che questo disgraziato respirava usciva un soffio d'aria. Tant'è che evidentemente è un fatto che è successo la sera, di notte, l'operazione si faceva a lume di candela e il fiato che usciva e l'aria che usciva faceva spegnere la candela. Ecco, questo vi dà un'idea di come si operava. In effetti era peggio di un ospedale da campo, eppure comunque si è salvato. Mo, adesso, tanto per curiosità nostra, vediamo dove è successo il fattaccio. Allora, questo è Palazzo Farnese, questa è Via Giulia, la fontana del Mascherone nel suo aspetto attuale è questa, qui dietro c'è il Lungotevere alle spalle della fontana, mentre come vedete all'interno del cerchio rosso era una fontana isolata.
si vede anche nella stampa che ritrae la fontana da dietro. Quindi era in questa zona. Via del Mascherone è una strada abbastanza breve che costeggia Palazzo Farnese e finisce su Via Giulia, quindi probabilmente è successo in un'osteria da quelle parti. Era anche una contrada, la contrada del Mascherone, quindi lì nei dintorni questo si è beccato una coltellata e è andato dove? All'ospedale della Consolazione, eccolo qua. Qua a sinistra c'è il Campidoglio, la chiesa è Santa Maria della Consolazione, questa è Piazza della Consolazione e l'ospedale è questa lunga stecca che corre attaccata alla chiesa. Era un ospedale piuttosto grande, poi aveva questa specialità delle ferite traumatiche, che è rimasta aperto fino al 1936. Mi dispiace che non ci sia Augusto, perché lui raccontava che un suo zio, mi pare, se non ricordo male, lavorava in questo ospedale, probabilmente è uno di quelli che ha partecipato alla sua chiusura, chi lo sa. Comunque era questo l'ospedale, che quindi era in una posizione anche strategica, come vedete, perché vicinissimo al centro. Vabbè. Allora, adesso possiamo abbandonare questa irruzione nella medicina e cominciamo un po' a parlare della passeggiata di oggi. Allora, le strade di cui parleremo oggi, tranne la via Tiburtina, che in effetti arrivava grazie a una serie di prolungamenti successivi in epoca romana fino all'Adriatico, erano strade di importanza secondaria, perché la Nomentana arrivava a Nomentum, poi era stato fatto un diverticolo, un prolungamento che la ricongiungeva con la via Salaria, la Prenestina pure arrivava a Preneste, insomma non erano strade che collegavano Roma a piccoli centri e avevano un'importanza soprattutto commerciale. Non si parla del grande traffico di pellegrini che abbiamo visto nelle altre strade, qua piuttosto sicuramente strade commerciali. Tenete conto che la Tiburtina attraversava anche l'Appennino abruzzese, per cui diciamo era anche un percorso di transumanza, avevano una valenza più che altro commerciale. Ma l'altra cosa importantissima di questo gruppo di strade è il grande fascio degli acquedotti che venivano più o meno dall'Aniene e arrivavano fino a Roma. Come vedrete, in questa zona si intrecciavano 3 o 4 acquedotti importantissimi per Roma, in epoca romana questo naturalmente. Poi nella Roma di Belli tutti questi acquedotti, tranne l'Acqua Felice che era stata più o meno rappezzata, non erano più in funzione. Quindi vi ho già detto della via Nomentana del percorso della Nomentana, il percorso della Tiburtina. Io ho citato anche la Collatina, che in effetti dopo la Porta San Lorenzo si biforcava dalla Tiburtina e raggiungeva Collazia. E infine la Prenestina, che era diretta a Gabbi e poi arrivò fino a Preneste, cioè a Palestrina. Allora, questo è il gruppo di strade di cui parleremo oggi e vedremo come entravano a Roma, quali erano le cose che erano un po' dentro e un po' fuori dalle mura. E questo è il fascio degli acquedotti, come vedete. Sono tanti e soprattutto sono acquedotti con una grande portata, che l'Anio Novus e l'Anio Vetus, l'Acqua Marcia che poi è stata più o meno trasformata nell'Acqua Felice, l'Acqua Claudia, insomma acquedotti di una certa importanza. Vabbè, questa qua è una serie di cartine che mostra l'andamento delle singole strade. Questa in rosso è la Nomentana che arrivava a Nomentum, poi è stata prolungata fino ad Eretum dove raggiungeva la via Salaria e quindi volendo l'Adriatico. Poi c'è la Tiburtina che originariamente arrivava semplicemente a Tivoli
e poi è stata prolungata successivamente fino sull'Adriatico. E infine la Prenestina e la Casilina, che comunque erano delle strade locali, c'era un traffico agricolo, comunque commerciale. Bene, come entravano a Roma queste strade? Allora, le linee rosse mostrano le penetrazioni urbane della Nomentana, della Tiburtina e della Prenestina. La linea blu l'ho messa per mostrarvi l'altra importantissima penetrazione urbana, il lunghissimo rettifilo del corso, che altro non era che la Via Flaminia. Come vedete, le due penetrazioni urbane importanti sono la blu, che è quella che abbiamo già visto l'altra volta, della Flaminia, e la rossa, la prima rossa, che è quella della Nomentana, che arrivava praticamente fino ai palazzi del Quirinale e quindi a Piazza Venezia. Le altre due penetrazioni che vedremo dopo, premesso che entravano a Roma in una zona che era campagna, non c'era altro. E comunque si ricollegavano al tracciato della Via Felice dopo Santa Maria Maggiore. Tanto per chiarire un po' la situazione, ritorniamo un attimo a questa cartina. Questa è la cartina che mostra i rioni in cui era suddivisa dal punto di vista amministrativo la città all'epoca di Belli. Come vedete, sono 14 rioni, Borgo, Trastevere, scusate, Ripa, Campitelli, l'enorme rione Monti, vedete, molto grande, poi rione Trevi, rione Campomarzio e via via tutti gli altri più piccoli. Dopo il 1870 questa situazione è stata completamente ristrutturata, modificata, e i rioni sono aumentati di numero e soprattutto alcuni dei rioni più grandi, tipo per esempio Campitelli o tipo Ripa o tipo Monti, soprattutto sono stati spezzettati in tanti rioni più piccoli. Per esempio Monti è stato spezzettato, diviso tra il rione Monti, quello attuale, il rione Esquilino e il rione Castro Pretorio. Rione Ripa, Ripa, San Sabba e Testaccio e così via. Insomma, questo vi dà un'idea per capire un po' anche quando si va in giro per la città, a volte si sta nel rione Castro Pretorio e non si pensa che in realtà si sta nel rione Monti. Quindi per ricollegarci un po' anche a un territorio che aveva un suo valore unitario. C'è da dire che, per esempio, il rione Esquilino e il rione Castro Pretorio erano praticamente non urbanizzati, per cui poi alla fine la creazione di questi nuovi rioni non ha portato sconvolgimenti nella situazione precedente. I grossi sconvolgimenti sono arrivati dall'urbanizzazione, per esempio, del rione Sallustiano, del rione Ludovisi, in cui c'erano, vi ricordate, l'abbiamo vista, ci siamo andati a passeggiare, c'erano delle ville importanti, tipo la Villa Ludovisi, che ha dato il nome al rione, che sono semplicemente andate perdute, sono state distrutte per consentire l'urbanizzazione. Vabbè, questa era solo una parentesi che in questo momento non conviene approfondire. Benissimo, allora, dopo aver inquadrato in generale ciò di cui parleremo oggi, cominciamo dalle singole strade e cominciamo proprio dalla via Nomentana, che è la prima delle tre. Allora, cosa raggiungeva? L'abbiamo detto. La cosa che interessa di più a noi è il fatto che dopo aver attraversato l'Aniene sul ponte Nomentano, che forse qualcuno di voi ha visto, esiste tuttora e più o meno è rimasto intatto,
con un lungo rettifilo, con un lunghissimo rettifilo che poi si prolungava nell'attuale via 20 settembre, arrivava a Roma, ma prima di arrivare a Roma attraversava l'importantissimo luogo di culto, complesso basilicale di Sant'Agnese, in cui oltre a Sant'Agnese e Santa Costanza, chi c'è stato avrà visto i resti di una grandissima basilica d'epoca costantiniana, che adesso, di cui adesso diremo qualcosa, anche se qualcosa poi la discuteremo magari quando faremo la passeggiata, che speriamo che non sia virtuale, se no, insomma, comunque in qualche modo faremo. E la strada entrava a Roma da Porta Pia, in omaggio a Pio IV, che è l'ideatore di questo, sia della porta che del rettifilo che veniva dopo. In realtà, come nel caso della via del Corso, l'attuale via 20 Settembre, poi via del Quirinale, non era altro che l'alta semita romana, perché era esattamente sul crinale che divideva il Quirinale dai colli vicini. Comunque sia, lui ha riorganizzato la viabilità in quel settore, lo vedremo dopo questo con più dettaglio. Di fatto arrivava al Quirinale e a Piazza Venezia la strada. Allora, qui sulla cartina, che è una cartina del 1870, cioè immediatamente prima degli sconvolgimenti, vedete che la strada, dopo aver attraversato il ponte Nomentano, proseguiva praticamente dritta fino a Sant'Agnese, da cui poi proseguiva con un rettilineo interminabile fino a Porta Pia e poi arrivava fino al Palazzo del Quirinale. E come vedete, l'altro grande rettifilo del corso praticamente si ricollegava a questo, perché il corso terminava a Piazza Venezia e questo terminava vicinissimo a Piazza Venezia. Come vedremo, chi ha partecipato a uno degli incontri durante il Covid forse si ricorda che in realtà il progetto era ben più ambizioso, perché i papi, una serie di papi, tentò di collegare il Palazzo Venezia, che era diventato in quell'epoca sede papale, con il Quirinale e quindi con Porta Pia. Però questo progetto ebbe vita difficile e non fu un progetto di successo sicuramente. Comunque adesso ne parleremo. Allora, questo è il ponte Nomentano, che sicuramente vi sarà capitato di vedere in basso vicino alla via Nomentana moderna, e questo è il complesso di Sant'Agnese. È un complesso importante perché, come abbiamo detto, c'è una basilica costantiniana e soprattutto sia la basilica che l'antica che quella moderna sono costruiti su una catacomba romana, dove sono stati individuati i resti di Sant'Agnese, e per questo questo complesso è diventato così importante nel corso dei secoli. Allora, a questo punto dobbiamo parlare . Scusate, mi sono perso una cosa. Vabbè, vediamo se sta dopo. Già, mi manca la... Vabbè, non fa niente. Allora, la Basilica Costantiniana, che è vicina a Sant'Agnese, è una basilica che ha una forma particolare. Appartiene al gruppo delle cosiddette basiliche circiformi. Circiformi significa semplicemente a forma di circo, dopo vedremo una pianta e ve ne renderete conto. Erano basiliche cimiteriali costruite per solito vicino alla tomba del martire a cui erano dedicate, ma non sopra. Sono tutte costruite in questo modo. Sono state, come ho detto, costruite in epoca costantiniana, e sono tutte, questa è una caratteristica comune, fuori dalla cerchia delle mura, perché la politica di Costantino a Roma era quella di non inimicarsi la nobiltà, l'aristocrazia, che era ancora pagana, per cui lui ha fatto costruire questi luoghi di culto cristiani
su terreni di proprietà imperiale che lui ha donato a queste chiese, e ha anche finanziato, per cui è stata di fatto un'iniziativa imperiale che non ha coinvolto l'aristocrazia senatoria, chi ancora comandava a Roma. Allora, le basiliche se ne conoscono almeno sei, ma probabilmente sono di più. C'è la Sant'Agnese sulla via Nomentana, ce n'è una di Papa Marco genericamente sulla via Ardeatina, la Basilica Apostolorum sull'Appia, quella dei Santi Pietro e Marcellino sulla Labicana, una sulla Prenestina e poi infine quella di San Lorenzo sulla via Tiburtina. Allora, essendo delle basiliche cimiteriali, una caratteristica comune sono le sepolture all'interno della chiesa e la presenza di mausolei intorno alle chiese. Ne vedremo, il mausoleo di Santa Costanza ne è un esempio, ma non è l'unico. Dopo vedremo la pianta della basilica della via Prenestina, in cui si vede chiaramente la forma circiforme della basilica e si vede il mausoleo vicino. Le caratteristiche comuni e importanti di queste basiliche ve l'ho già citate, ve le ripeto: la principale era che non gravavano sull'erario dello Stato, ma sulle rendite imperiali o private, quindi autonomia economica. Poi il clero locale si preoccupava di realizzarle. La costruzione era a spese del patrimonio dell'imperatore o della sua famiglia, quindi di nuovo qualcosa che non coinvolgeva lo Stato, e arredamento lussuoso anch'esso a carico dell'imperatore. Quindi con questi elementi comuni andiamo avanti con un sonetto. Dopo vedremo la pianta di una di queste basiliche, così si chiarirà meglio la cosa. Allora, questo sonetto non è un sonetto che parla di basiliche circiformi, non parla di strade, ma parla piuttosto di una parte di Roma, subito fuori Porta Pia, quindi presumibilmente sulla Nomentana, che era un luogo ameno, un luogo di passeggiate del popolo e di passeggiate dell'alto clero. Si dice che anche il Papa ci andasse a passeggiare. E la voce narrante è un poveraccio, che come vedremo poi tanto poveraccio non è, che sta evidentemente di fronte a un poliziotto, di fronte a un giudice, il sonetto non lo dice, ma comunque è finito nei guai. Infatti il sonetto si chiama Una svista. Fu proprio una disgrazia, gli assicuro che m'è successo senza colpa mia. E poi chiami il padrone dell'osteria che gli può dire la verità a lui puro. Quindi è stata proprio una disgrazia, è successo senza nessuna colpa da parte mia. Chiami il padrone dell'osteria e lui vi dirà come sono andate le cose. Io spasseggiavo for de Porta Pia, ecco il riferimento al luogo di passeggio, e me ne andavo a costa al muro. Anzi, era tardi assai e me figuro che stassi per sonare l'Ave Maria. Vicino all'osta inciampico in un torso, la ricoglio e poi ordino un boccale di vino. Dico, soroste, se può beve in sorso. Trattanto, con un atto casuale, tirai una torsatona a un cane corso e azzeccai nella groppa un cardinale. Allora, probabilmente l'atto tanto casuale non è stato. Lui si è inventato la storia del torso di broccolo tirato a un cane, però non si sa come è riuscito a colpire nella schiena un cardinale, cosa non facilissima perché la differenza d'altezza è notevole, quindi probabilmente è uno che ha fatto un gesto così di ribellione, di rivolta, di semplice antipatia nei confronti del cardinale, e poi ha cercato, il coraggio gli è venuto a mancare, ha cercato di giustificarsi con la storia del cane, per la verità poco credibile. Potrebbe anche essere che fosse ubriaco, per esempio, tanto per trovare qualche appiglio. Comunque, insomma, questa è la storia.
Allora adesso affrontiamo un altro argomento che riguarda sempre la nostra via Nomentana. Allora, abbiamo detto che entra a Roma attraverso la Porta Pia, e che poi è diventata a un certo punto una strada, un rettifilo importante, la via Pia, che poi sarebbe diventata via 20 Settembre e via del Quirinale. Tutta questo rimaneggiamento, questo lavorio, nasce dal fatto che a un certo punto i papi si sono trasferiti a Palazzo Venezia e lì si sono installati, come l'altra volta mi pare che vi ho mostrato qualche diapositiva, addirittura si sono fatti una specie di passetto, un passetto che da Palazzetto San Marco, che era in un'altra posizione, un corridore che arrivava fino sul Campidoglio, insomma si erano sistemati per star bene. Poi a un certo punto si sono resi conto che sarebbero stati molto meglio sul Quirinale, perché il Quirinale era più in alto, perché nelle parti basse della città c'era sempre il problema della malaria, erano meno sane, per cui cominciarono prima a utilizzare il Quirinale, che era di proprietà Carafa in quel momento, come ospiti, come residenza estiva, e poi pian piano si installarono. Ovviamente il grosso problema del Quirinale era il modo di raggiungerlo, perché dal lato verso la città, verso via del Corso, per capirci, il Quirinale era scosceso, c'era un pendio molto ripido, e in più c'erano in mezzo le proprietà dei Colonna, che come potete immaginare non erano proprio semplici da aggirare. Quindi ci sono stati vari tentativi, il Papa Carafa addirittura a un certo punto ha progettato una scalinata che doveva tagliare tutta la proprietà dei Colonna e salire su al Quirinale. Insomma, nessuno ci è riuscito, fino a che è arrivato Pio IV Medici, che pensò di risolvere il problema di nuovo con un progetto ambizioso che, diciamo, collegasse Sant'Agnese, abbiamo visto dov'era, direttamente con Piazza Venezia. Vediamo come è andata al Papa Medici e quale fosse il suo progetto. Allora, questo in basso, in nero, è il Palazzo Venezia, che allora era ancora occupato dai papi. Questa linea nera è il corridore che univa Palazzetto Venezia con il palazzo sul Campidoglio, e nel rettangolo rosso è tracciato il progetto del Papa Medici, che avrebbe dovuto tagliare, espropriare e demolire tutti gli edifici che si frapponevano tra Piazza Venezia e il Quirinale, ricongiungersi a Piazza del Quirinale e poi finalmente prendere questo rettifilo che è segnato con B, che sarebbe diventata la futura via 20 Settembre, via del Quirinale. Il rettifilo gli è venuto facile perché erano tutte vigne, per cui non ha dovuto fare molto. In effetti tutto il resto non è riuscito a realizzarlo nemmeno lui. Questo problema del collegamento con il Quirinale si è risolto in realtà soltanto dopo il 1870, con la via 4 Novembre, ma prima da allora è rimasto irrisolto. C'erano delle strade ripide che non erano adatte al passaggio delle carrozze, insomma c'erano un po' di problemi logistici. Scusate, qui vedete in questa stampa, presa dalla mappa di Tempesta, vedete il percorso, non so se riuscite a vedere il cursore del mouse, il percorso lungo l'attuale via 20 Settembre, allora era la via Pia, questa è la via delle Quattro Fontane, questa è la mostra dell'acqua felice, questo è Santa Maria degli Angeli, tanto così per orientarvi, e finalmente si arriva a Porta Pia, da cui poi la strada proseguiva seguendo il percorso della via Nomentana fino a Sant'Agnese d'Oltre.
Allora, il Papa nel fare questa sistemazione ebbe buon gioco a ordinare a tutti i proprietari delle vigne, come vedete ce ne sono tante, dei terreni, di abbellirli, di mettere dei portali, insomma cercò di far sistemare questa strada che era un po' il suo biglietto da visita, però poi per il resto gli è andata male, nel senso che il collegamento col centro della città è rimasto abbastanza problematico. Questa è un'altra stampa che mostra da un'altra prospettiva, questa è una stampa del 1579, il tracciato della Via Pia. E poi infine questo è un affresco che è al Palazzo Lateranense, che mostra forse meglio di tutti l'idea quale fosse l'idea del Papa, quella di creare una quinta monumentale, tipo quella che Paolo III ha pensato di creare a Piazza Venezia, alla vecchia Piazza Venezia, con la Via Pia e addirittura con, vedete che l'obelisco non c'è ancora, con i dioscuri messi a formare una specie di propileo d'ingresso, per cui chi arrivava da quella porta avrebbe visto questi due cavalli, insomma, una cosa abbastanza scenografica, peccato che poi la strada di per sé non è che fosse particolarmente importante se non fosse stato per il complesso di Sant'Agnese. Bene. Allora, prima di andare avanti, se qualcuno vuole intervenire, mi fermo un Stampa di Andrea momento. Siri che non c'è. Adesso arriva, abbi fede. Allora, se non ci sono interventi, proseguo con la via di Burtina. E poi Isa, ah, scusa, io eccoli. non ero collegata. Ciao, Ciao buonasera. Gabriella, ciao. Volevo chiederti, nell'elenco che tu hai messo delle basiliche ciciformi, Sì. non ho trovato quella di Santo Stefano Rotondo. E quella non è una basilica circiforme, però è una basilica rotonda, appunto. Ah, ecco. Va bene. E comunque, Adesso. guarda, tieni presente che le basiliche circiformi sono tutte fuori delle mura. Non ce n'è una, almeno a mia conoscenza, dentro le mura, perché proprio in omaggio alla politica dell'imperatore che non voleva problemi a Roma, Va per cui bene. le fece costruire tutte fuori. E so, guarda, sono Sì, inconfondibili. C'hai sì. presente la basilica di Sant'Antonio a Padova? Ecco, erano costruite in questo modo. Adesso pian Sì. piano ci avviciniamo perché di Volevo una sapere ho. per quale motivo non era annoverata insieme alle altre. Sì, Grazie. niente, Gabriele. Allora, adesso la via di Burtina. Qui, diciamo, con la di Burtina entriamo in una tipologia di strada completamente diversa. Non è una strada di campagna, è una strada che attraversava l'Appennino. E aveva sicuramente una valenza commerciale importante, legata per prima cosa al commercio, alla produzione e al trasporto del travertino. Roma, non ce lo dimentichiamo, è costruita con un bel po' di travertino, compresa la Basilica di San Pietro. È vero che molte delle costruzioni romane vengono dal riutilizzo del travertino più antico, che comunque veniva in ogni caso da Tivoli. E comunque sia, poi a un certo punto per costruire San Pietro le cave di Tivoli sono state riattivate proprio perché serviva una quantità spropositata di travertino. I monumenti si cominciavano a rispettare in quegli anni, per cui si riattivarono le cave. E come vedremo, è un discorso piuttosto interessante perché è un altro legame forte del suo territorio con Roma. E poi l'altra valenza importante della Tiburtina è quella della transumanza. La strada attraversava l'Appennino abruzzese ed era un percorso preferenziale per le greggi che dall'Appennino venivano in pianura. Guardate che non era solo un discorso così di comodo per i proprietari delle greggi, per i pastori. In realtà era come si dice, un bel introito per l'erario statale, tant'è
che i papi istituirono intorno al 1500-1600 le dogane dei Pascoli, che incassavano, se non ricordo male, la cifra era dell'ordine di 30.000 ducati all'anno, quindi una cifra considerevole. Addirittura ce n'erano due di dogane dei Pascoli, per la marittima e per la campagna, e il patrimonio di San Pietro in Tuscia, quindi era diviso il Lazio meridionale da quello settentrionale. E poi, vabbè, i percorsi della transumanza sono legati a una delle tradizioni più durature a Roma, cioè quella dello zampognaro. Tutti, vabbè, adesso poi ne parliamo perché ho fatto una scheda ad hoc. E poi, tanto così per completare questo quadro generale, nel suo percorso la Tiburtina arrivava a San Lorenzo fuori le mura, dove era un'altra basilica circiforme, dove era un complesso anche monastico importantissimo. Poi le strade, la Tiburtina, come anche la Prenestina e la Casilina, entrava a Roma da Porta San Lorenzo e si raccordava col tracciato della Strada Felice, che teoricamente permetteva di arrivare poi fino a Trinità dei Monti, a Porta del Popolo, e dall'altra parte a San Giovanni. Bene, adesso cominciamo a affrontare questo discorso cominciamo dal travertino. Allora, è un materiale di sedimentazione. Il travertino di Tivoli credo che copra un'area, diciamo il banco di travertino, che non è altro che il fondo di un lago, è spesso varie decine di metri e ha una superficie che è stata stimata dell'ordine di 30 km quadrati, quindi è una risorsa di una certa importanza economica per Tivoli, per Roma e per il Lazio. Oltretutto, come sapete, lì nella zona ci sono parecchi fenomeni di termalismo, perché col travertino, che è un materiale di sedimentazione, si intrecciano i tufi vulcanici e quindi acque più o meno minerali e minerali sulfure, come nel caso delle terme. Allora, come si estraeva il materiale? C'erano delle cave che erano per lo più a cielo aperto, poi ne parliamo, e la Tiburtina e il fiume Aniene erano le due vie preferenziali per portare il materiale a Roma. Per strada si portava su carri particolari, oppure si caricava sulle chiatte sull'Aniene, che era più o meno navigabile, soprattutto nei momenti di piena, e arrivava fino a Roma. A Tivoli, nelle vicinanze di Ponte Lugano, più o meno, il sepolcro dei Plauzi, da quelle parti, c'è ancora una località che si chiama Barco, che probabilmente, dico probabilmente perché ci stanno diverse interpretazioni, ha preso il nome da un punto di imbarco per il trasporto dei materiali sull'Aniene. Le cave del Barco sono le più antiche in assoluto, purtroppo la parte antica delle cave sta scomparendo perché poi lo sfruttamento del banco di travertino sta continuando con mezzi imponenti, per cui probabilmente verrà perduta la memoria di queste della parte più antica delle cave, però ancora resistono e c'è chi se ne sta occupando. Così, tanto per aggiungere qualcosa, diciamo che questo trasporto su carri o per via fluviale poi è stato in parte soppiantato dalla ferrovia, perché intorno al 1875 è stata aperta una tranvia a vapore che saliva fino a Tivoli con qualche difficoltà e che era utilizzata anche per il trasporto del travertino. C'era proprio una diramazione della ferrovia che entrava nelle cave e permetteva di caricare il travertino
sui carri ferroviari. Va detto che in quegli anni, diciamo dopo il 1870, 1880, c'era un gran fervore di costruzione a Roma. Pensate semplicemente al Palazzo di Giustizia, che è un cubo di travertino enorme, per cui probabilmente molto di quel materiale è stato trasportato per via di ferrovia o o con i carri per portarlo a Roma. In effetti la via fluviale era la più comoda, non so se intorno al 1880 l'Aniene fosse navigabile, sicuramente era la strada più comoda per arrivare a Roma. Benissimo, allora qua ci ho messo qualche cartina come al solito. Allora, questo è Ponte Lucano, il sepolcro dei Plauzzi sta da queste parti. Queste sono il sito delle cave del Barco, quelle più antiche. Qua è l'unica fotografia, l'unica testimonianza che sono riuscito a trovare di come venivano trasportati i blocchi verso il fiume. Non sono riuscito a trovare altro, per cui non vi posso dire di più. E questa invece è la tranvia a vapore che veniva utilizzata anche per il trasporto del travertino. Ho tutte queste cose, le foto, le stampe, vengono da una pubblicazione di un archeologo bravissimo che è Zaccaria Mari, che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, che ha partecipato a un convegno, probabilmente di Tivoli o dei dintorni, sul travertino, sull'estrazione del travertino. Se a qualcuno interessasse glielo posso far avere. Quindi si è occupato in particolare della cava del Barco, cioè lui è un archeologo, si è occupato della cava antica, però dice anche alcune cose interessanti sull'estrazione del travertino in generale. Questa cartina ce l'ho messa per cercare di chiarire un po' le cose. Qua a destra c'è Tivoli, questa è la cava principale del Barco, questa è una cava secondaria e qui sono i vari laghetti quasi tutti scomparsi. Questo è il lago del Tartaro, dell'Inferno, non mi ricordo, ormai sono interrati e scomparsi. Il lago della Regina esiste ancora e sta un po' più avanti qua sulla sinistra. Quindi è un territorio molto interessante. Nel suo articolo Zaccaria Mari descrive i Montarozzi, una specie di monti d'estaccio in XVI fatte dagli scarti di lavorazione del travertino che hanno formato delle collinette artificiali che esistono tuttora, almeno qualcuna sopravvive. Qui ho messo, sempre prese dalla stessa pubblicazione, alcune cose interessanti. Allora, qua a sinistra viene mostrata la lavorazione, l'estrazione del travertino dalla cava del Barco. Come vedete, i blocchi venivano tagliati col sistema tradizionale, non c'era il filo elicoidale, c'erano come al solito il piccone, il malepeggio e i cunei di legno che venivano usati per spaccare i blocchi e che poi su una rampa venivano portati, tirati e caricati sui carri. Come vedete sono dei carri un po' particolari, dalle ruote molto grandi, e in alcuni casi il carico si appendeva sotto piuttosto che sopra. Qui ce n'è un altro esempio, e qua c'è un bel esempio dello stesso carro che porta il carico sotto, questo per mantenere il baricentro basso e evitare ovviamente i ribaltamenti accidentali del carro. E volevo dire un'altra cosa, ma naturalmente non me la ricordo. Gli uomini sopra. Sì, lì ci sono rappresentati i cavatori mentre stanno preparando i blocchi per il distacco, e qua sotto ci sono invece i facchini che tirano su per una specie di slitta il materiale che deve andare sul carro. Oh, ecco, sì, ecco, questa è la cosa, Grazietta, che mi hai ricordato. Il vantaggio del travertino rispetto ad altri tipi di pietre, non so se vi è capitato di andare in Sardegna,
i tagli nel granito sono molto più complessi perché bisogna incidere la pietra da tutti i lati, mentre nel caso del travertino che è fatto a strati è sufficiente il più delle volte tagliarlo ai lati, dopodiché con i cunei sono sufficienti a staccarlo dallo strato successivo, quindi diciamo è una pietra che è relativamente più facile lavorare, doveva essere comunque un lavoro bestiale che non auguro a nessuno comunque, tant'è. Adesso una curiosità, l'ultima cosa sulle cave e poi la piantiamo. Allora, incredibilmente ho scoperto che Tivoli e le cave del Barco sono rappresentate nell'affresco della Camera degli Sposi a Mantova. È un affresco che mostra il cardinale Francesco Gonzaga, che era stato appena nominato, si chiama L'incontro, è su una delle pareti della Camera degli Sposi. La cosa interessante è che probabilmente per il fatto che del forte legame che questo Francesco, il cardinale Gonzaga, aveva con Roma, forse lui sperava probabilmente di diventare papa, poi non lo è diventato, però magari ci sperava. E in questo affresco, se guardate, adesso vi mostro un dettaglio, sono rappresentati monumenti di Roma, stranamente. Adesso poi vi dico un'altra cosa, se guardate si riconoscono le mura di Roma, si riconosce la piramide, si riconosce il Colosseo, si riconosce il Ponte Nomentano e guardate, si riconosce, rappresentato da Ercole, Tivoli col suo tempio di Ercole. E queste qua sotto sono le cave del Barco, se guardate bene si vedono gli omini al lavoro. Sì. Adesso è veramente sorprendente perché Mantegna a Tivoli non c'era mai stato e nemmeno a Roma probabilmente, lui è venuto a Roma dopo aver fatto questo affresco, per cui probabilmente ha fatto questo dipinto che aveva un valore ideologico evidentemente per il cardinale Gonzaga, semplicemente basandoci su quello che ha letto sui Mirabilia Urbis, perché altrimenti non aveva una fonte diretta. Lui ha raccolto i monumenti che ha trovato per lui più significativi, che ha trovato in giro, mi pare che si riconosca pure il Pantheon forse lì, non lo so, che ha trovato, l'ha messo insieme e poi stranamente ci ha aggiunto Tivoli, che tra l'altro non è nemmeno citato dai Mirabilia Urbis di solito, proprio perché è fuori dalla città. La spiegazione che ho trovato è che nella corte di Mantova il marmo o la pietra non era molto diffusa, molto utilizzata, per cui questo era entusiasta. Probabilmente queste cave erano ben conosciute all'epoca in Italia e in Europa, ma lui non l'aveva sicuramente viste, quindi l'ha dipinto così, diciamo a memoria, e tutto sommato la rappresentazione è anche abbastanza realistica, si è basato sulla sua fantasia e su quello che ha letto in giro. Vabbè, questa era solo una curiosità, però mi intrigava a raccontarla. Certo. Mi vedete? Chi è arrivata? Pasqualina, ciao, ben arrivata. Ma sono venuta in questo momento. Benissimo. Sono ancora col giubbotto a fianco qui. Scusate. Va bene, allora... Benvenuta, continuiamo. Grazie. A parlare di altre caratteristiche della via Tiburtina. Allora, il prossimo argomento, vi ho parlato delle dogane dei Pascoli, della transumanza, e adesso è inevitabile parlare dello zampognaro. Dello zampognaro o bifferaro. Allora, e lo facciamo ricorrendo al nostro amico Gigi Zanazzo, che parla degli bifferari o pifferari. Se vedete qua di zampogne non se ne parla, però diciamo che erano comunque quelli che scendevano dalle montagne, che credo più o meno quasi tutti noi abbiamo visto e sentito nella nostra fanciullezza. E non so se vengono ancora, ma temo di no, e suonavano per le strade.
a tempo mio, 15 o 16 giorni prima del Santo Natale, dalla Ciociaria e dall'Abruzzi, scendevano a Roma gli bifferari a fare le novene a tutte le madonne che stavano per le strade, per le botteghe e per le case. Mio padre, per non essere preso di mira dal governo, per ogni altarino che c'avevo per l'osterie, gli faceva facco quattro pavoli di novene, una la mattina e una la sera, che duravano 18 giorni. Notate questa finezza. Zanazzo racconta queste cose qualche anno dopo, dopo Belli, però notate che per non aver problemi dal governo aveva gli altarini nell'osteria e per ogni altarino che aveva nelle osterie, quindi era, c'aveva più di un'osteria, in effetti il padre di Zanazzo aveva un'osteria a Testaccio, proprio vicino al Monte dei Cocci, non so se ne avesse più di una, ma comunque insomma, e gli faceva dire con quattro paoli, due novene, una la mattina e una la sera per 18 giorni, poi alla fine era un bel investimento. Lì bifferari erano sempre in due, quello più vecchio suonava la zampogna, finalmente è comparsa la zampogna, e quello più giovane la biffera. Ogni sonata poi li intramezzavano con una canzone religiosa, dicevano loro, che mai a nessuno è riuscito di capirla. Noi romani, dicemio, che cantavano così, e quanto son minchioni sti romani che danno da magna a sti villani. Li bifferari se ne ritornavano al paese 15 giorni dopo de Natale. Allora, qua c'è un'altra testimonianza sempre di Zanasso, o bifferari, erano anch'essi abruzzesi, vestivano, scrive il Belli, un pittoresco comune, venivano nello Stato Pontificio sul cadere del novembre, a tre, uno suonava il piffero o cennamella, l'altro la cornamusa e il terzo cantava canzoni inintellegibili, quindi è confermato per la novena di Natale ai piedi di tutte le madonne che sono sui cantoni delle strade di Roma. Quindi, come vedete, la testimonianza è sempre di Zanazzo, ma lui riporta quello che diceva o raccontava Belli. Allora andiamo avanti con il nostro racconto. Allora ci rincontriamo di nuovo il Collera Moribus con un altro sonetto che ho messo qui perché fa riferimento ai bifferari e in qualche modo fa riferimento alla situazione che stiamo vivendo, vale a dire alle limitazioni natalizie. Sentite un po' come la racconta Belli nel suo sonetto dedicato al Collera Moribus. Questo è l'ultimo della serie. Allora, una premessa. L'epidemia di colera stava avanzando dal regno di Napoli, che qui si chiama, genericamente a Roma era chiamato il regno, e tendeva ad avanzare verso nord, vale a dire verso Roma. Di conseguenza il governo, tra le varie cose, oltre alla chiusura delle frontiere, aveva proibito l'ingresso ai bifferari. Quindi la voce narrante si lamenta di questa cosa. Adesso a questo punto lo leggo. Ma tutto a tempi nostri, e carestia, e libertà, e diluvi, e peste, e guerra, e la Spagna, e la Francia, e l'Inghilterra. Tutta li tempi nostri, Agida mia. Adesso sta ad avvenisto serra serra de porcaccia infamaccia malattia per sturbar regno e per portacce se via quel povero cetrulo della cerra, sarebbe Pulcinella. Puro per Pulcinella, meno male, che sta, chi sta peggio di tutti è Gesù Cristo, che ha perso la novena de Natale. Hai tempo a far presepi e accenne artari. Questo è il primo Natale che si è visto senza manco un boccon dei pifferari. Allora mancavano i pifferi, insomma, a noi manca. Sì, vabbè, ma come vedi la situazione ha delle, come si dice, delle analogie, direi, anche abbastanza forti. Allora, vi leggo un'altra cosa, spero, eccola, sì. Allora, nella prima lezione abbiamo parlato dell'epistolario di Belli.
e ho trovato una lettera scritta da Belli alla moglie. Belli se ne stava a Morrovalle e la moglie stava a Roma. C'è stato uno scambio di lettere tra i due, non vi leggo tutto. La moglie tendeva a minimizzare e lui invece era molto preoccupato. Sentite un po' quello che scrive Belli. Non è lunga, per cui... Mi dispiacque di darti disturbo intorno al colera morbus, ma ne fui spinto a parlare dallo stretto interesse civico, familiare e personale che in casi simili non può certamente tacere. Quindi, familiare, civico e personale. La storiella delle monache dei Santi Domenico e Sisto già io la sapeva dalla stessa bocca di Mazzucchelli, che la ripete a ogni momento. Allora, questo Mazzucchelli è un medico. Due monache, in piena epidemia di colera, o comunque che si stava avvicinando, hanno un attacco a San Domenico e Sisto, hanno un attacco di diarrea e di vomito. Il Mazzucchelli dice testualmente, che era il medico del monastero, ha bonariamente tranquillizzato tutti, egli assai ridendo disse che se lo mandavano a chiamare per sapere notizie delle cagarelle nell'estate a Roma, poteva lasciare di fare il medico, giacché appena avrebbe avuto il tempo di andare a rendere conto di tutti quelli che a sua notizia sapeva che stavano in cassetta. Quindi un medico negazionista, non lo so, comunque un medico abbastanza irresponsabile sicuramente. Ma malgrado la sicurezza di lui, riprendo la lettura della lettera di Belli, ma malgrado la sicurezza di lui e di tutta Roma in un flagello di questa natura, non è meno vero che ci facciamo illusione miserissima, da poiché questo morbo desolatore si avanza sempre a passi di gigante ed ha già di molto trapassato il Danubio che si sperava potesse esserne una barriera. Basta. Nell'universal cecità che pare sempre destinata ad accompagnare agli occhi umani questa specie di flagelli, l'unico conforto è certo quello di sperare nell'aiuto celeste, benché sarebbe assai meglio sperare nel cielo ed aiutarci alacremente, onde i nostri sforzi fossero benedetti di felice successo. Ma è purtroppo sicuro che dopo aversela presa in canzona, allorché il male sarà a porta del popolo, si ordinerà in fretta una processione. Sì, io pure ho pensato. Dunque, questa discrasia tra quello che scrive Belli nel 1831 e il sonetto è legata al fatto che il sonetto che abbiamo letto è del 1836, quindi qualche anno dopo. Pensate a quanto è durata questa epidemia, no? Assolutamente spero che la nostra ce la leviamo di torno prima. Allora, andiamo avanti. Allora, non volevo lasciarvi con l'amaro in bocca, per cui ci ho messo un altro sonetto che riguarda sempre la novena di Natale, che però lascia un segno completamente diverso. Si chiama La novena di Natale, di nuovo si parla dei pifferari. Sentite un po' come lo racconta Belli, c'è un Filumena che sta ascoltando quello che gli dice la voce narrante. È un sonetto carino perché spiega anche alcune cose della vita quotidiana a Roma. Secondo li gusti, Filumena se fa venire quelli grugnacci amari dell'Icechia, Mariuccia e Maddalena chiamano sempre gli carciofolari. E a me mi pare che non si novena, si non sento sonalli pifferari. Con quell'annata de canta Silena che serve, bene mio, so troppo cari. Quando è il giorno de Santa Caterina che li risento, io ci rinasco al mondo, mi pare a me di diventare regina. E quelli che de notte non li vonno, poveri scemi, io poi una stiratina e me li godo tra vigilia e sonno. Questo non so come la vedete voi, ma lo trovo veramente poetico. Allora, la prima quartina dice tutti i gusti sono gusti, Filomena fa venire
i ciechi che sbarcavano il lunario probabilmente suonando. Mariuccio e Maddalena chiamano i carciofolari, che erano dei suonatori d'arpa, che di solito venivano dall'Appennino abruzzese, comunque suonatori d'arpa ambulanti. A me non sembra che siamo in Natale, nella novena di Natale, se non sento suonare i Pifferari con quella cantilena che fanno, mi piacciono troppo. E quando è il giorno di Santa Caterina, in cui cominciavano a circolare questi girovaghi, che io le risento, rinasco al mondo e mi pare di diventare regina. E quelli che di notte non li vogliono, perché non vogliono essere disturbati, poveri scemi, io mi stiracchio e me li godo tra veglia e sonno. Io lo trovo delizioso sto sonetto, non so voi, comunque molto delicato. Molto, sì, è molto diverso da quello precedente, per esempio. Certo. Ho messo anche proprio per mettere in evidenza il contrasto tra i due. Sono tutti e due belli poi alla fine. Quell'altro c'ha più, è carico di impegno civile, quest'altro è romantico, delicato. Sembrerebbe fatto da una donna, non da... Sembrerebbe composto da una donna, no? Perché dice a un certo punto, a me mi pare di diventare regina. No, in effetti la voce narrante potrebbe essere una poveri scemi, mi pare di diventare regina, sì, è una donna la voce narrante, sì, certo. Cantata oppure sì. Composta. Allora, dunque, che succede adesso? Il quadrante viene. Scusate che ogni tanto faccio delle animazioni troppo complicate e poi mi sbaglio. Allora, il complesso laurenziano. Allora, adesso ci occupiamo un po' di San Lorenzo. Premetto che su San Lorenzo ci torniamo quando faremo la passeggiata, o vera o virtuale, speriamo vera, dedicata alla via Tiburtina. Comunque sapete che l'area era occupata da un sepolcreto, poi ci si sono installate delle catacombe cristiane che arrivano addirittura, questo l'ho visto, in via del Castro Laurenziano, dietro a Economia e Commercio, ci sono delle aule della facoltà di ingegneria, e dietro c'è un complesso che era dei militari una volta, in cui c'è l'accesso a queste catacombe, quindi sono piuttosto grandi, piuttosto ampie. Il complesso catacombale è nato intorno al sepolcro dell'arcidiacono, eppure qui in epoca costantiniana venne realizzata una basilica circiforme, che è stata poi identificata abbastanza recentemente, nel 1950. Poi successivamente, tra il VI e il XII secolo, vennero realizzate prima la basilica pelagiana, poi quella onoriana, insomma il complesso prese l'aspetto che ha adesso. L'attuale San Lorenzo era collegata alla porta San Lorenzo da un portico, come era per esempio per la Basilica di San Paolo e in parte per quella di San Pietro. E in più l'intero complesso, che era diventato un monastero benedettino, venne fortificato, da qui il nome di Castro Laurenziano. Era un complesso fortificato che stava messo a controllo del territorio e soprattutto a difesa dell'abbazia benedettina, che era di tutto rispetto. Adesso finalmente vi presento una basilica circiforme. Allora, in alto vedete le due chiese, quella pelagiana e quella onoriana, che formano l'attuale basilica di San Lorenzo, e qui vedete la pianta della basilica circiforme, eccola qua, di cui vi premetto non si vede quasi nulla, non si vede nulla, perché diciamo l'accesso all'abside è possibile dall'interno del cimitero del Verano, bisogna infilarsi in una botola, insomma non la vedo realistica una visita, però è stata individuata con certezza.
Invece questo è l'aspetto che aveva il monastero, una pianta di Maggi, quindi siamo intorno al 1600, a metà del 1600. Qua la basilica circiforme è completamente scomparsa, e c'è la basilica, l'attuale basilica di San Lorenzo, con il monastero benedettino intorno. Mi pare di aver letto che il campanile sfrutta una torre della fortificazione precedente, però non ho trovato altre evidenze, per cui lo racconto così, ma non prendetela per oro colato questa cosa. Bene. Allora, adesso vi tocca un altro sonetto. Questo è un sonetto che riguarda il cimitero. Riguarda il cimitero che conosciamo tutti, che è il cimitero Verano, che ha un'origine relativamente recente. Ovviamente il complesso catacombale era molto antico, però a un certo punto, durante l'occupazione francese, in epoca napoleonica, fu deciso che le sepolture dovevano essere fuori delle mura, per cui si avviarono i lavori per realizzare il cimitero del Verano. I lavori, nel momento in cui i papi tornarono, furono interrotti e furono ripresi soltanto sull'onda della paura per il colera. A seguito di questa epidemia, negli anni 30 del 1800 furono ripresi i lavori, terminati, e il cimitero fu inaugurato nel 1835. Quindi, con il colera ormai alle porte, si decise di dare seguito a questo progetto. Il cimitero fu costruito, nessuno voleva andarci, i parenti più che altro non volevano che i loro defunti ci andassero, quindi all'inizio non fu un cimitero di successo, diciamo. E il cimitero di San Lorenzo, ieri, a 23 ore, finalmente sto cimitero è stato benedetto. T'assicuro che fu un carnovaletto, per gran concorso di carrozze e gente. Le sepolture vecchie, il Papa ha detto che d'ora in poi non servino più a niente, perché tutti i morti stessamente anneranno laggiù sopra un carretto. Però si intende, dagli papi in fuori, e cardinali, e vescovi, e prelati, e preti, e frati, e moniche, e signori, ne sarà pure accettuato ognuno che se terrà da conto li curati. Insomma, via, non ci annerà nessuno. Allora, questo riflette l'atteggiamento popolare, non solo, contrario a questa novità del cimitero fuori porta, del fatto che non si potesse essere sepolti in chiesa o da quelle parti, e quindi viene inaugurato il cimitero, però il Papa dice solennemente che ci andranno tutti, però naturalmente sono esclusi i papi prima di tutto, poi i cardinali, poi i vescovi, poi i prelati, i preti, i frati, le monache, i signori, e poi se uno si curerà, si terrà da conto il suo curato, pure quello sarà, come si dice, esentato dal dover andare a Campoverano. Insomma, in conclusione, non ci andrà nessuno. Vabbè, questo è un sonetto così un po' amaro, un po' graffiante su come venivano accolte le novità nella Roma del 1830. Bene, allora, l'ultima cosa che volevo dire, però diciamo è una cosa breve, non vi preoccupate, è il tracciato della via di Burtina. Allora, questa è Porta San Lorenzo, la strada entrava da Porta San Lorenzo e finiva a ricollegarsi con la strada Felice proprio vicino a Santa Maria Maggiore, grosso modo all'altezza di Sant'Antonio Abate, e da cui poi si ricollegava alla strada Felice che arrivava a Trinità dei Monti da una parte e a Santa Croce in Gerusalemme dall'altra, e a San Giovanni naturalmente. Questo è soltanto così, una, ovviamente, come vedete,
tutto il territorio che attraverso il pezzo di città, la porzione di città che la strada attraversava erano vigne, campagna, le costruzioni sono pochissime. Quindi anche da questo poi deriva la scarsa importanza delle strade, a parte la Tiburtina che c'era una valenza commerciale, poi il resto in effetti il centro di gravità della città e dei suoi traffici era altrove. Bene, adesso, che ore sono? Perfetto. Adesso affrontiamo l'ultima fatica, la via Prenestina. La via Prenestina, su cui di nuovo faremo una passeggiata, comunque cercheremo di mettere in evidenza le cose generali e soprattutto quelle che potremmo poi nelle vicinanze di Roma. Intanto la Prenestina, come insieme alla Casilina, entrava in città da Porta Maggiore. E anche questa strada, poi entrata in città da Porta Maggiore, si ricollegava alla Strada Felice. E il percorso, il territorio che attraversava era un territorio costeggiato da rovine e da tenute agricole, non c'era molto di più. Questa è una carta che viene dal Catasto Alessandrino e qui vedete le due strade, la via Prenestina e la via Casilina, che convergono verso Porta Maggiore, che è rappresentata qua. Come vedete, il cartografo non ha potuto scriverci nulla, tranne qualche casolare, qualche torre d'avvistamento e un po' di rovine romane. Questo dovrebbe essere il sepolcro che Torron de Schiavi, mi pare che ecco, forse è questo quel sepolcro che è noto, che sta sulla Prenestina, che è noto come Torrione. Dovrebbe essere questo, però non ne so, sì, o questo mi sembra più questo. Torrone degli Schiavi. Sì, Torron degli Schiavi sta scritto. Sì, allora cliccato sopra qui. Vabbè, la strada, come vi sarà capitato di vedere, è irriconoscibile rispetto a quella cartina che vi ho mostrato. Certo. Comunque, nonostante questo, ci sono alcune cose interessanti che sopravvivono sulla strada. Innanzitutto la villa cosiddetta dei Gordiani, sono tre imperatori del terzo secolo, del quarto secolo, del terzo secolo, che secondo le fonti avevano una villa sulla via Prenestina. Siccome sono state individuate delle rovine imponenti, sono state attribuite ai Gordiani, anche se non c'è proprio la certezza assoluta. All'interno del parco archeologico della villa dei Gordiani c'è un'altra basilica circiforme, non si sa chi è dedicata, però la pianta si legge benissimo e questa è visibile. Poi c'è il sepolcro di cui vi ho parlato e infine proprio a ridosso di Porta Maggiore c'è la basilica sotterranea di Porta Maggiore, che è una cosa splendida su cui ancora insomma non c'è proprio chiarezza, non so se mai ci sarà perché è veramente complessa. Allora, la prima cosa che vi scusa se ti interrompo, quindi hanno fatto vedere, ti interrompo, recentemente su qualcosa di Linea Verde eccetera, che si può recuperare con Rai Play, la scoperta di, cioè il restauro di questa villa, di questa basilica, sì, che sta esattamente sotto il passaggio dei treni che portano ai castelli, sì, le cosiddette, sì, sì, ferrovie romane, ed è interessantissimo in questo piccolo documentario di un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, perché è una delle poche chiese, va bene, già costruita sotterranea all'epoca in cui è stata costruita, e si parla del secondo o terzo secolo dopo Cristo, e sicuramente era stata tutta affrescata
con lapislazzuli, che era una cosa costosissima, perché tu sai che l'uso del materiale per dare il colore azzurrino alle pareti, se n'è mantenuto molto poco perché molto è stato sottratto ed è interessantissimo. Sarebbe da andare a vedere, bisogna prenotare tramite la sovrintendenza. Ora, in questi giorni, in questo periodo, è Adesso è impossibile, è impensabile. impensabile, Vabbè, ma però. anche se è presente, magari. Però è da pensarci, è Sì. interessantissima da vedere. Va bene. Scusate, eh. No, no, prego, ci ho messo qualche immagine, adesso poi la vediamo. Allora, quello che vi voglio far vedere è la pianta di un'altra basilica circiforme che è visibile anche sul terreno. La intravedete qua nella foto che ho preso con Google Maps. C'è un mausoleo vicino e poi il resto è il parco archeologico della cosiddetta Villa dei Gordiani. Sono tutti datati in epoca costantiniana, la basilica e il mausoleo, quindi diciamo non sono direttamente collegati alla villa imperiale, non si sa a chi fosse dedicata questa basilica. Allora, questo è il nostro torrione di cui parlavamo. Questa è la situazione credo, a metà del 1600, sì. E purtroppo il torrione, poi questo sepolcro che è enorme, è stato danneggiato sia dalla guerra sia dall'allargamento della via Prenestina. Comunque, insomma, è ancora visibile, ci hanno fatto un piccolo parco a tema archeologico, che vedete qua nella foto da Google Maps. Praticamente la Prenestina si è mangiata un pezzo del tamburo più esterno. Guarda un po'. Comunque, meriterebbe una visita. Se si riuscisse a fare una passeggiata, non è nemmeno lontano dalla Porta Maggiore, per cui si potrebbe pensare di andarci. Allora, infine, la basilica sotterranea. Adesso questa basilica sotterranea in realtà poi a che cosa servisse esattamente non si sa. Quello che diceva Caterina è esatto, è stata trovata per caso e per proteggerla dalle vibrazioni dei convogli ferroviari gli è stata fatta intorno una specie di bara di calcestruzzo. Per proteggerla un po' sia dalle infiltrazioni che dalle vibrazioni. La basilica è coperta di stucchi, alcuni anche in buone condizioni, però la destinazione non è chiara, sono state fatte varie ipotesi, però non si sa esattamente se è parlato di basilica neopitagorica, di ninfeo, di basilica funeraria, non si sa. E quello che è interessante è il modo in cui è stata costruita, perché è stata costruita scavando la struttura all'interno del banco tufaceo, versandoci dentro il calcestruzzo e poi eliminando quello che era intorno ai pilastri e alle pareti laterali. Una storia, tant'è che sì, è stata scavata a togliere, ovviamente poi. Le irregolarità della pianta della basilica, vedete che non è un po' sbilenca, vengono proprio dal modo in cui è stata realizzata, però ripeto, la destinazione non si sa quale fosse. C'è una rappresentazione di Saffo, mi sembra, nell'abside. Sì, il tuffo di Saffo, però poi. Non vi so dire di più. Comunque, io con Etta siamo riusciti ad andarci una volta che l'hanno aperta e abbiamo prenotato al volo, letteralmente, perché era una visita organizzata dagli amici delle tombe di Tarquinia, per cui l'abbiamo vista la sera, ci siamo prenotati immediatamente e abbiamo trovato posto. Si entra in gruppi di una decina di persone, però. Se decidiamo di provarci, sempre che finisca sto strazio, che riaprano almeno i luoghi della cultura, possiamo prenotare per tempo e ci proviamo. Bene, certo, gruppi da 10 una presso l'altra. Certo.
Allora, infine la Porta Maggiore. Siamo arrivati alla fine della via Prenestina. Questo è l'aspetto della porta preso dal catasto alessandrino, quindi siamo intorno alla metà del 1600. La porta è stata, come sapete, ristrutturata parecchio. Ha cominciato Gregorio XVI, che ha modificato completamente, ha cercato di togliere le sovrastrutture che si erano aggiunte, senza un gran successo. Poi nel 1915 è stato fatto l'intervento più radicale che l'ha portata alla situazione attuale. Nel corso di tutti questi lavori e lavoretti è comparso il sepolcro d'Eurisace, quello che ha fatto fortuna con la panetteria, il fornaio, però magari questo lo vediamo nel corso della passeggiata, ovvero virtuale, ma insomma lo approfondiamo. Comunque c'è un bellissimo rilievo che vale la pena di vedere e di approfondire. C'è tutta la storia del mestiere di fornaio di Eurisace, vedete che comincia dal trasporto dei materiali, la pesatura, la macinatura del grano, la cottura del pane, insomma l'impasto, è veramente interessante. Vabbè, comunque. Dunque, il tratto all'interno delle mura, abbiamo già detto, attraversava un'area praticamente deserta, e il percorso della Prenestina è questo, no, questa è la via Felice, perdono, è questo qui il percorso della Prenestina, finiva a ridosso dei trofei di Mario che vedete all'interno del cerchio arancione, quindi finiva in quella che adesso è Piazza Vittorio. Forse è una delle zone di Roma più stravolte, tanto per aiutarvi a orientarvi, questa è la chiesa di Sant'Eusebio che attualmente affaccia su Piazza Vittorio, e questa che ho segnato nel terzo cerchio arancione è la villa Palombara, da cui proviene il famoso portale alchemico, la porta magica, che sta pure quella a Piazza Vittorio. La villa è stata demolita quando è stata costruita Piazza Vittorio, però è rimasta la porta. Questa villa non ci sarei tornato sopra se non fosse per il fatto che era frequentata anche da Cristina di Svezia, quindi come vedete poi certi personaggi che abbiamo incontrato magari 2 settimane fa ricompaiono sotto altra forma, in altro aspetto. L'abbiamo incontrata quando è entrata trionfalmente a Roma, adesso la rincontriamo nella sua vita romana, in cui frequentava sicuramente i salotti culturali e frequentava anche personaggi come questo Marchese Palombara, che era un alchimista, una persona che stava un po' a metà tra la scienza e la magia, e lei evidentemente ne era affascinata e la frequentava. L'altra cosa che vi volevo dire è che la chiesa di Sant'Eusebio, che è il terzo cerchio che sta qui, è attualmente usata, diciamo dal secolo scorso, dal 1800, è usata per la benedizione degli animali per la festa di Sant'Antonio Abate. In realtà originariamente la benedizione degli animali era alla chiesa di Sant'Antonio Abate, dove era anche un ospedale, che se vi ricordate quando siamo andati a Rione Esquilino l'abbiamo vista, l'ospedale serviva per curare giustamente il fuoco di Sant'Antonio, era specializzato per questo tipo di malanno, solo che poi la benedizione degli animali, sia per ragioni logistiche sia per una questione di quattrini, è stata spostata a Sant'Eusebio. Dico una questione di quattrini perché questo tipo di feste
prevedevano sempre che venissero rilasciate delle offerte, e in un mondo che era a trazione animale, vi potete immaginare quanti animali ci fossero per questa festa e quindi quanto fosse redditizia la cosa. Insomma, alla fine se lo so litigato, ha vinto Sant'Eusebio e da allora la benedizione degli animali si fa lì. Per quello che so, continua ancora con gatti e cani, ma comunque allora era una cosa ben più impegnativa. Erano cavalli, mucche, buoi, un po' di tutto. Allora, magari può essere carino. Allora, questo è il portale di Sant'Antonio Abate del vicino ospedale. Quella che vedete qui è Santa Maria Maggiore. Questo è un quadro del 1823 di Tomas. Vedete la folla di animali che va a farsi benedire. E adesso vediamo il sonetto. Vediamo se riesco a mettere la barra da una parte che non mi dà fastidio. Si chiama il 17 gennaio, che è la festa di Sant'Antonio Abate. Allora, qua ci sono due parole strane, ve lo dico subito così seguite meglio il sonetto. Nostro Dine sarebbe semplicemente io. Col santo matrimonio sarebbe mia moglie, c'è questo strano modo di esprimersi, quindi lui e la moglie sono andati in giro per alcune chiese della zona. Allora, un'ultima cosa, nel sonetto sono citate le gubbie sono le pariglie di cavalli. Nostro Dine, col santo matrimonio, si inizia a visitare Santa Prassede e dopo a San Martino, San Martino ai Monti, e dopo a vede benedire le gubbie a Sant'Antonio. Quel prete era quel pezzo de demonio de Don Pancrazio e stava in cotta in piede a aspettare con la sperge che la fede gli portasse le bestie al mercimonio. Quindi stava con l'aspersorio in mano, pronto a benedire le bestie, però aspettava ovviamente il pagamento, quindi gli portassi le bestie al mercimonio. Porchi, somari, pecore, cavalli, sainavano tutti in una turma pieni di fiocchi bianchi e rossi e gialli. Li infiocchettavano? Eh sì, certo, li preparavano per la festa. E Don Pancrazio, facendo una doppa dei quadrini, strillava a quella ciurma: figli, la carità non è mai troppa. Vi capite che era una cosa sicuramente redditizia, e capite anche perché poi la festa è stata scippata alla chiesa di Sant'Antonio Abate e finita a Sant'Eusebio. Vabbè, qua c'è appena un riferimento all'ospedale di Sant'Antonio Abate, che era specializzato per gli scottati dal fuoco di Sant'Antonio, naturalmente. Bene, non mi ricordo, ecco, no, a questo punto credo che stiamo finendo con, spero di non avervi affaticato troppo, però vi tocca un sonetto. Mi dispiace, questo è doppio. Non si accettano proteste, per cui... Allora, si chiama Il Ciarlatano Novo. Allora, ritorniamo sul tema ciarlatani, di cui abbiamo parlato in una delle prime lezioni. Sapete che svolgevano una funzione sociale, in effetti quelli che oggi chiamiamo ciarlatani in modo un po' dispregiativo, in realtà erano dei quasi medici, diciamo, va, che offrivano rimedi più o meno farlocchi e poi svolgevano alcuni servizi, tra cui anche quello di dentista. Di cavadenti, sì, esatto. Beh, dentista è un po' troppo, in effetti. Il ciarlatano nuovo. C'è mo a Roma un dentista, un giovenotto nato a Vienna in dell'isola de Como, un medicone, un ciarlatano dotto, che se potria legà drento in un tomo. Lui strappa dentro
lui sì. Stampa denti di sopra e di sotto, tutti ugualmente, un Paolo per Homo, quindi è abbastanza importante. Sentite, qualcuno c'ha un audio acceso, mi dispiace chiuderlo perché... Chiudi tu a tutti. Aspetta, chiudo io un momento perché non... Scusate, adesso poi perché c'ho il ritorno e non riesco proprio a leggere. Lui strappa denti di sopra e di sotto, tutti ugualmente a un Paolo Veromo. Chi se ne caccia, poi 10 in un botto, all'11esimo uffa. Che bravomo. Quindi se uno si leva 10 denti in una volta sola, l'11esimo è gratis. Insomma. Venne inoltre... un segreto per Du Giuli, e che qua emerge l'aspetto ciarlatanesco nel senso nostro, vende un segreto per due Giuli, che sono monete d'argento, quindi è una cosa un po' più costosa, che è un'acqua buona assai per dar soccorso a chi è esposto alle carci dei limuri, quindi è un unguento, un'acqua che serve per aiutare chi se becca un calcio del mulo. Uno dei tanti inconvenienti, adesso siamo investiti dalle automobili, allora il rischio era quello di beccarsi in calcio da un mulo. Basta intigne, c'è un pezzo di sfilarcio, e strufinasse o de succhianne in sorso un momentino prima d'aver carcio. Allora, se vedete un mulo che vi sembra sospetto, qui c'è il rimedio garantito, è sufficiente strofinarsi con la cosa e risolve il problema. Vabbè, allora con un sorriso chiudiamo anche la lezione di oggi. Allora, io ne approfitto perché ci rivediamo poi. Ma cos'è solo? No, è qualche ritorno da qualche microfono che si è riaperto. E niente, io spero che la situazione sia tale da consentire delle passeggiate reali, altrimenti faremo il giovedì 14 gennaio una passeggiata virtuale lungo la via Noventana, quindi Sant'Agnese, la Basilica Costantiniana, la Porta Pia, via 20 settembre, un pezzettino del rione Castro Pretorio e un pezzettino del rione Sallustiano. Più o meno il programma è questo. Poi se riusciamo a farlo davvero saremo tutti più contenti. Allora, nel caso fosse possibile fare la passeggiata, la faremo domenica 17 gennaio 2021. Vabbè, io quest'anno. A questo punto, sì, il 2020 dovrebbe essersene andato, non credo che ci saranno tanti a rimpiangerlo, quindi speriamo bene e intanto auguri a tutti, poi ci risentiremo nella chat per farci gli auguri. È meglio che dai l'audio a tutti. No, io non lo posso dare, lo devono riprendere loro se vogliono. Aspetta, fammi vedere perché ogni tanto qua cambiano. Allora, silenzia tutti, vedi, non posso riattivarlo io l'audio, non so perché. Vuole che lo riattiva. Vabbè, ragazzi. Ok, Gianfranco, grazie per queste splendide lezioni. Grazie. Poi alla fine sono sempre un po' lunghetto, però... No, va bene. Stato nei tempi. Sempre la pena. Va benissimo. Grazie.